Capitolo XIV. Il lungo duello con Cavour. Cavour ha votato a favore delle leggi Siccardi, ma Proferio continua a non fidarsi del conte. Lo giudica un aristocratico conservatore e sostiene che le sue frecciate ai preti sono soltanto infide manovre finalizzate a conquistare il consenso popolare. Afferma infatti che appena Cavour è diventato ministro si è dimenticato delle riforme ecclesiastiche e si è buttato sui trattati internazionali e sulle leggi per il libero commercio, imponendo nuove tasse e dazi doganali. I Bum Bum et Zorqun't recita il titolo di una canzone in cui Proferio fa dialogare un contribuente oberato di tasse e un esattore che gli ricorda che deve pagare su ogni cosa o rendita. I bomboni di Cavour sono per banchieri, per i proprietari fondiari e per gli industriali, nonché per i nuovi arricchiti, non per i borghesi operosi. In una sua visita a Castelnuovo Calcea, riprendendo il gusto della burla infantile, Proferio attende i parrocchiani all'uscita della messa e libera davanti a loro una gallina spennata, dicendo che la politica economica del primo ministro li avrebbe ridotti come quel povero pollo. In diverse circostanze l'avvocato denuncia che troppi opportunisti, troppi ignoranti, troppi ciarlatani vivono da parassiti aggrappati alla greppia piemontese e troppi deputati, anche democratici, cambiano in continuazione livrea per mettersi al servizio ora di Rattazzi, ora di Revel, senza parteggiare mai apertamente per nessuno, e quando muoiono viene fatto loro anche un monumento. In un'altra canzone più mordace del 1853, il deputato poeta farà una satira polemica del libero commercio, così caro a Cavour, ricordando che dall'Inghilterra viene importato non soltanto il merluzzo, ma anche il colera asiatico. Il conte Cavour, assumendo la carica di ministro delle finanze il 9 aprile 1851, impegna frequentemente il Parlamento su provvedimenti economici. Proferio è impreparato in materia e preferisce riservarsi la parte del padre nobile dei diritti. Nel dibattito sui trattati commerciali stipulati con Belgio e Inghilterra rivendica l'indipendenza del Piemonte e in prospettiva dell'Italia da influenze straniere, siano esse commerciali o politiche. Il neo ministro illustra il suo programma economico nel discorso del 15 aprile, scontrandosi con Thaon di Revel, il deputato conservatore che si era opposto alla concessione dello statuto. Molto competente nelle questioni finanziarie, Revel accusa Cavour di perseguire una politica liberista che sarà rovinosa per il Piemonte. Molti deputati infatti sono preoccupati. Le leggi sui beni ecclesiastici che hanno suscitato l'opposizione del clero e le nuove tariffe doganali, orientate a favorire il libero mercato, potrebbero contrastare gli interessi degli industriali e far mancare al governo il consenso di ampi strati dell'elettorato. Cavour rimane però fiducioso che la nuova politica finanziaria e commerciale aiuterà il progresso sociale. Nella replica, per sostenere la sua politica, usa anche tesi teoriche, da cui in genere rifugge, preferendo gli argomenti concreti. Specifica che intende allargare la partecipazione al potere politico e a quello economico, migliorare le condizioni delle classi inferiori e ripartire meglio i capitali. Fa esplicito riferimento alla scuola di pensiero dell'Inghilterra, che rappresenta il suo modello, contrapponendola al pensiero socialista e alla rivoluzione. Il protezionismo è l'alleato del socialismo, mentre la politica del governo, liberale e conservatrice, garantisce di mantenere i principi fondamentali delle istituzioni. Dopo l'articolato discorso di Cavour, Proferio nel suo intervento non si dichiara sfavorevole al liberismo, ma denuncia che quella riforma economica non intacca i privilegi esistenti. Abbassare le tariffe dei dazi non è una novità. Vuol dire semplicemente sancire l'antico sistema e un primo risultato potrebbe essere quello di lasciare molte centinaia di operai senza lavoro. Il deputato della sinistra accusa Cavour di essere generoso nel prendere e attento ai suoi interessi, ma avaro nel dare, così da portare disordine nelle finanze pubbliche e sprecare risorse. Interviene ancora sul successivo trattato di navigazione e di commercio con la Francia,
che contiene anche un accordo sulla proprietà letteraria. Su quel punto polemizza con Cavour, il quale ha sostenuto che da 3 anni a questa parte è diminuito l'ingresso di opere francesi in Italia. Non c'è da vantarsi, obietta Proferio, perché vuol dire che circola un minor numero di opere dell'immaginazione, della politica, della filosofia, dell'economia, di grande rilevanza culturale. L'elemento di maggior dissenso tra la sinistra e Cavour è il trattato di alleanza con il governo francese, lo stesso che ha messo a ferro e fuoco il popolo della Repubblica Romana. Anche la destra si oppone e Cavour pone il voto di fiducia. Ancora una volta Proferio si attesta sulla difesa dei principi, mentre Cavour sviluppa una politica fatta di concrete operazioni di riorganizzazione del contesto economico. Proferio è il deputato più attento ai provvedimenti per la cultura e in particolare per il teatro, e si fa promotore in Parlamento della petizione di Domenico Righetti, direttore della Reale Compagnia Drammatica Sarda, così cara ai suoi sogni giovanili di autore drammatico. Sta per scadere il contratto e senza il contributo del governo di 25.000 lire annue la compagnia rischia la chiusura. Si oppone a quella richiesta il deputato savoiardo Bastian, che argomenta che i poveri non devono pagare i piaceri della capitale. Anche l'autorevole deputato della sinistra, Lorenzo Valerio, fa un duro intervento contrario, come altri che rifiutano gli aiuti pubblici all'arte drammatica. Proferio ricorda la storia gloriosa della compagnia teatrale, istituita da Vittorio Emanuele I e poi potenziata da Carlo Felice e da Carlo Alberto, e sottolinea che il patrocinio dell'umano intelletto è alta missione di ogni governo civile. Rispondendo allo zotico deputato savoiardo, afferma che il teatro non è un trastullo, ma provvede all'educazione civile, politica e morale. Inoltre lo splendore della capitale ricade sulla vita delle province, dove la reale compagnia tiene le sue recite. Se si tronca il capo, anche le membra si paralizzano. Dopo il riferimento d'obbligo a Vittorio Alfieri, Proferio richiama l'esempio di Parigi e di Londra, grandi metropoli dove il teatro è rispettato, e si chiede cosa diventerebbe Torino senza la Reale Compagnia. Si rivolge anche a Valerio, che ha sostenuto le sovvenzioni per le scuole di pittura e di scultura, dicendo che il teatro è arte palpitante nella mente e nell'animo degli spettatori. Fa quindi un ultimo appello agli economisti, che riducono i finanziamenti alle attività artistiche e alle accademie e sostengono soltanto l'esercito, perché non si rendano artefici delle tenebre e non trasformino tristemente il Piemonte in una caserma o in un convento. L'economia politica, e qui la critica è rivolta implicitamente a Cavour, è contraria alla poesia e al genio. Il discorso emoziona i deputati, ma come sempre, quando Proferio riceve molti applausi, la Camera gli dà torto. E così avviene anche in tribunale, dove dopo una splendida arringa, l'avvocato riceve molte congratulazioni, ma la sentenza è sfavorevole al suo difeso. La discussione continua la settimana seguente, quando i deputati Avigdor e Ravina definiscono la compagnia drammatica un branco di istrioni, che dovrebbe reggersi con le sue sole forze, e sostengono che dare un sussidio a quella compagnia è un atto di ingiustizia verso le altre. Proferio replica con una disquisizione sul compito del teatro di educare il popolo. Parlando dell'arte drammatica, in realtà parla del suo modo di fare teatro, un teatro che commuove e che fa esecrare i tiranni. I geni drammatici come Vittorio Alfieri devono essere sostenuti. A conclusione del dibattito il ministro Cavour nega la sovvenzione e il dibattito si conclude con 64 voti contrari. La Reale Compagnia chiude nel 1852. Nel marzo di quell'anno Proferio contrappone quella mancata sovvenzione al finanziamento dell'esercito attraverso l'aumento delle imposte e sostiene ancora una volta la tesi dei soldati cittadini e della Guardia Nazionale. Non vuole disarmare la nazione, anzi, la vuole più agguerrita, più forte e soprattutto più libera, con il popolo armato e non con le truppe assoldate. Esprime il suo messaggio utopico di pace e di rigenerazione dell'umanità. Mi duole una pace che consacra il dispotismo sulla terra con la forza degli eserciti
E vorrei che una risurrezione di popoli in nome dell'eterno diritto liberasse una volta la terra dal regno della brutale violenza e rigenerasse l'umanità. Broferio, pur appartenendo allo schieramento della sinistra, non ne fa parte in modo sistematico e spesso si distingue per la battaglia solitaria per i diritti civili e l'unità del paese fatta dal popolo. Tiene piuttosto collegamenti attraverso una fitta corrispondenza con letterati e politici degli stati italiani e esteri, costruendo con gli amici un'ideale repubblica delle idee. Nel 1850, ad esempio, Victor Hugo gli scrive, dopo aver letto un resoconto riportato sui giornali di un discorso parlamentare in cui Broferio esponeva delle riflessioni sul governo francese, si complimenta con lui ed esprime l'ammirazione per i suoi scritti, apostrofandolo come uno dei gloriosi esponenti drammatici. Broferio risponde, rinnovando la sua grande stima per Hugo, le cui opere hanno affascinato la sua giovinezza, aggiungendo che l'impegno civile dello scrittore riscatta l'atteggiamento della Francia verso l'Italia e auspica che si possa progettare un comune avvenire. Dalle corrispondenze con letterati e patrioti riceve stimoli per ampliare gli orizzonti delle sue concezioni costituzionali, dai poteri del Parlamento al ruolo del governo, dai diritti civili al risveglio del popolo. I suoi nemici sono i sovrani, gli Asburgo, il re di Napoli, il Papa e in particolare prima Luigi Filippo e ora Napoleone III, che hanno ripetutamente deluso le aspettative democratiche degli italiani. Alla vigilia del colpo di Stato di Luigi Napoleone, Hugo, in una lettera a Broferio, si dichiara ancora fiducioso nella continuità della Repubblica francese e riconosce la sensibilità e la passionalità del piemontese. Nel gennaio del 1852, quando Hugo sarà già costretto all'esilio, Broferio gli proporrà di ospitarlo a Torino o alla Verbanella. Lo scrittore francese declinerà l'invito rispondendo che preferisce rimanere a Bruxelles, in cui gli è più facile continuare la sua guerra senza tregua contro l'usurpatore, e auspica l'ideale di un'Europa federale, unita e democratica, e di un Parlamento comune. Quando il presidente francese Luigi Napoleone, il 2 dicembre 1851, con l'appoggio delle forze reazionarie, trasforma la Repubblica in monarchia, proclamandosi imperatore con la denominazione di Napoleone III, la sinistra conferma la sua netta contrapposizione, che risale ai tempi dell'attacco francese alla Repubblica romana. Dopo l'involuzione politica della Francia, anche in Piemonte riprendono vigore i progetti politici della destra alleata con il potere ecclesiastico, un pericolo anche per il programma del ministro Cavour. Preoccupato di rimanere intrappolato dai reazionari e dai clericali, il conte cerca un avvicinamento con Urbano Rattazzi, promotore dello schieramento di centro-sinistro, cercando nel contempo di isolare i deputati di ispirazione mazziniana e della sinistra di Lorenzo Valerio. I due uomini politici hanno già trovato un accordo in occasione dell'approvazione delle leggi sui beni ecclesiastici, quando Cavour è entrato in conflitto con il presidente del Consiglio Massimo D'Azeglio. Ora stringono segretamente un'alleanza politica di cui si ha il primo annuncio durante la discussione sulla restrizione della legge sulla stampa su argomenti di politica estera, per stroncare la forte polemica che i giornali repubblicani ed opposizione stanno conducendo contro Napoleone III. Sulla proposta del governo, oltre ad Angelo Broferio, che da tempo chiede una modifica della legge in senso meno restrittivo, si pronunciano altri deputati della sinistra chiedendone il ritiro. Anche Rattazzi critica il progetto e richiede una piena libertà di stampa, ma si dichiara comunque fiducioso nei principi liberali del governo. Cavour apre il suo discorso alla Camera del 5 febbraio 1852 con un aperto elogio di Rattazzi, augurandosi che se il deputato impiegherà a favore del governo anche soltanto una parte dell'impegno che ha messo fino a qui a combatterlo, la strada del governo sarà molto più agevole. Quindi difende la legge, che non limita la stampa sulle notizie interne, ma che vuole evitare abusi su questioni di politica estera, che si ritorcono in modo molto nefasto sui rapporti con gli stati stranieri. Il sostegno di Rattazzi
anche se non coagula tutti i voti della sinistra, consente di approvare la legge il 10 febbraio. Quel voto destabilizza la maggioranza conservatrice e sia il re che il presidente del Consiglio si dichiarano contrari alla nuova alleanza. Il governo entra in crisi, ma viene confermato l'incarico a Massimo D'Azeglio, mentre l'alleanza tra Cavour e Rattazzi si rafforza. Il deputato Alessandrino, seppure con qualche difficoltà, viene eletto presidente della Camera l'11 maggio 1852 e il conte ottiene di diventare presidente del Consiglio il 4 novembre di quell'anno. L'alleanza politica consolida una nuova classe dirigente e mette in crisi la sinistra di Valerio. Broferio rimane sconcertato e disarmato di fronte al comportamento di Rattazzi, suo stimato amico. Considera quell'alleanza con i moderati un tradimento e si rende conto che Cavour, accordandosi con la sinistra moderata, mira a costruire in breve tempo un forte governo personale. Pur rispettando formalmente lo statuto, è il re, in effetti, il ministro sottrae i poteri decisionali al Parlamento e umilia gli avversari con i suoi modi autoritari e sprezzanti. Cavour vuole attuare un programma liberista e allearsi con le potenze straniere per lanciare il Piemonte sulla ribalta europea e ampliare il regno con l'annessione del Lombardo-Veneto. Pertanto deve evitare di acutizzare i conflitti interni e quindi sacrifica la legislazione sui diritti civili, in visa ai reazionari e al clero, ottenendo anche l'assenso dei rappresentanti della sinistra moderata. La posizione di Broferio si fa ancora più debole. In Parlamento non ha aderito a nessun partito, non ha voluto entrare in nessun raggruppamento rigido e così si è fatto rappresentante solitario delle sue idee, anche se collocato con la sinistra. Ha portato avanti battaglie per i diritti civili di grande importanza, ma le ha perdute quasi tutte, proprio perché non mira ad allacciare alleanze e a usare tattiche diplomatiche. Nonostante l'emarginazione politica, la voce solitaria di Broferio contrasta su tutti i punti la politica cavuriana e non si affievolisce. Il deputato continua a fare scelte scomode, controcorrente, combattendo con le armi dell'eloquenza, dell'ironia, della popolarità, ma i giudizi che Cavour fa circolare su di lui indeboliscono il suo ascendente in Parlamento, lo delegittimano come rappresentante dell'opinione pubblica democratica. Le critiche riguardano la mancanza di senso politico, le posizioni visionarie e velleitarie, le argomentazioni politiche inutili. Cavour sentenzia che il suo avversario è un rivoluzionario a parole, senza consistenza politica, e che la sua opposizione non risulta per lui pericolosa. Quelle valutazioni negative passano anche in molte pagine di storici, che collocano Broferio ai margini del Risorgimento, sottovalutando il valore della sua concezione della libertà e della sua prefigurazione dell'unità italiana. Il primo ministro si muove molto abilmente, sottraendosi ai condizionamenti troppo forti della destra e anche alle punture velenose dei partiti estremi, che rappresentano una piccola minoranza, ma che si presentano come i più ardenti apostoli delle riforme che la maggior parte del paese reclama. Chi è più estremo del tribuno Broferio? Sul suo nuovo giornale La Voce della Libertà, Broferio bolla sarcasticamente l'alleanza tra il partito di Cavour e il centro-sinistro, detta il connubio, cioè il matrimonio di interesse tra due politici molto diversi ma con la stessa aspirazione al potere. Nella canzone Bast Vei e Gruppianeva si diverte a fare la satira dei vecchi potenti che fanno partecipare uomini nuovi alle loro prebende e ai loro interessi. Rifiuta nettamente il connubio e pensa che forse è meglio far canzoni piuttosto che politica, meglio ritirarsi nell'angolo, come scrive nella canzone Mecantum. Non ha rimpianti per le scelte fatte, in mezzo a bischeri rampanti e a scarafaggi dal collo torto, vedendo salire immondizie e fango, non ha mercanteggiato nulla per sé, ma non nasconde la delusione perché ha creduto che la libertà dell'Italia fosse vicina e invece liberali e democratici da strapazzo si agitavano per finta, chiedendo
a chi ci credeva davvero, di affidarsi a loro per salvare lo statuto e poi tradirli. Quando viene presentata alla Camera l'istituzione del matrimonio civile, prevista dalle leggi sull'abolizione del foro ecclesiastico, già proposta dal governo D'Azeglio, Angelo Brofferio sottolinea l'importanza del provvedimento per l'estensione dei diritti civili e per il trasferimento dell'archivio degli atti civili dalla Chiesa alle autorità municipali. L'ingerenza del clero nelle famiglie è inaccettabile e la servile dipendenza da Roma va interrotta. La legge ecclesiastica ammette anche matrimoni occulti, che rendono incerto lo stato delle famiglie e la condizione dei figli, mentre il Piemonte durante l'età napoleonica ha avuto il matrimonio civile e non è successo alcun disordine o scandalo. Brofferio preferisce dunque la legislazione francese, che prescrive la celebrazione del matrimonio davanti al municipio senza alcuna presenza religiosa rispetto a quello proposto dal governo, che prevede il matrimonio celebrato con i riti della Chiesa, anche se il prete deve rispettare la legge civile senza commettere abusi o interferenze nelle scelte degli sposi. Per Brofferio la legge non è ancora perfetta, ma contiene disposizioni utili e rappresenta un passo avanti sul terreno delle riforme tanto desiderate. Dopo l'approvazione della legge, Pio IX scrive il 19 settembre 1852 a Vittorio Emanuele II una lettera, pubblicata sul giornale cattolico L'Armonia, in cui definisce il matrimonio civile concubinaggio e protesta con veemenza contro il provvedimento. Il primo discorso di Cavour in qualità di Presidente del Consiglio avviene il 16 dicembre 1852 in Senato, dopo il voto della Camera favorevole al matrimonio civile, e ha l'obiettivo di ottenere l'assenso alla legge dei clericali e dei reazionari capeggiati da Roberto D'Azeglio e Alberto La Marmora. La discussione in Senato si presenta infatti molto più difficile e il primo ministro chiede l'approvazione della legge usando parole misurate ed equilibrate per contrastare le argomentazioni degli oppositori, ma afferma con molta chiarezza che la Chiesa deve godere di una libertà assoluta senza il sussidio del potere civile e altrettanto deve valere per lo Stato. Accettati quei presupposti, sarà possibile trovare un accordo con la Santa Sede, i cui rapporti sono in quel momento compromessi. Il Presidente del Consiglio sottolinea il diffuso sentimento dell'opinione pubblica a favore della legge e non nasconde il rischio di agitazioni in caso di non approvazione. La questione dunque non è solo la legge sul matrimonio civile, ma l'intero sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa. Quando il Senato con voto palese boccia la legge con un solo voto di maggioranza, si diffonde la voce che, nonostante le sue convinzioni laiche, Cavour abbia dato il suo segreto consenso a quella decisione. Per lui risulterebbe più opportuno accettare una sconfitta in Senato che rischiare che il re, avendo preso accordi segreti con il Papa, non firmi la legge e venga allo scoperto un conflitto istituzionale tra sovrano e camere rappresentative. Brofferio, seppure isolato nelle sue battaglie contro l'intolleranza religiosa e per la libertà di coscienza dei cittadini, si impegna con determinazione e coerenza per l'abolizione della pena di morte, non soltanto in nome di una presa di coscienza giuridica e umanitaria, secondo le indicazioni di Cesare Beccaria, ma perché vuole cambiare la mentalità della popolazione, che accorre all'esecuzione pubblica delle sentenze e fa tumulti se non riceve in tempo la notizia per assistere allo spettacolo della forca. Un episodio increscioso accaduto il 17 marzo 1853 fa aprire la discussione in Parlamento. Un impiccato, già nella cassa, si risveglia e chiede da bere. Il deputato De Viry, anziché proporre di mettere un freno alle condanne a morte, si rivolge al ministro di Grazia e Giustizia perché assicuri il pubblico che gli impiccati non debbano più muoversi e avere sete. E Brofferio risponde al collega con il solito sarcasmo, disquisendo se sia meglio la forca di tradizione piemontese o la ghigliottina di tradizione francese, argomento che viene ripreso dal giornale reazionario L'Armonia, che si dichiara neutrale in materia. Presenta quindi un ordine del giorno per correggere le vigenti disposizioni del codice penale e per esprimere l'orrore che l'uomo punisca con la morte un suo simile.
ma gli viene a mancare l'appoggio dei deputati della sinistra, mentre la mozione di De Viry è più fortunata. Viene approvata la formazione di un collegio di 20 medici, 10 favorevoli alla forca e 10 favorevoli alla ghigliottina, al fine di stabilire quale sia la forma di morte più rapida e meno dolorosa. Brufferio commenta che l'unico giudice attendibile sarebbe il condannato dopo l'esecuzione, prendendosi da De Viry l'accusa di essere un demagogo. Come avvocato si batte sempre per condanne alternative, anche nei casi più gravi, come nel 1854 nella difesa di Luigi Viola, reo di omicidio premeditato. Chiede per l'imputato la condanna ai lavori forzati a vita invece che la pena di morte, con una arringa molto articolata anche sotto il profilo psicologico, al fine di dimostrare che l'uxoricida soffre di una malattia neurologica e quindi ha agito in un eccesso di ira, probabilmente dovuto alla gelosia. Tiene lo stesso comportamento nella difesa al tribunale di Sassari dei fratelli Tedde, processati per le agitazioni della popolazione sarda nel 1852 contro l'aumento delle imposte negli scontri con le truppe piemontesi. Più volte Brufferio solleverà la questione alla Camera, per esempio con un'interpellanza discussa il 26 marzo 1856 per denunciare l'aumento delle sentenze e delle esecuzioni. Il suo intento è di far riflettere sull'utilità della pena di morte il Parlamento, compresi quei deputati reazionari che sostengono che l'incremento della criminalità sia colpa delle istituzioni liberali. Ribadisce inoltre come lo Statuto, che sancisce le libertà dei cittadini, sia continuamente disatteso dalle sentenze dei giudici, fedeli ai vecchi codici che devono essere riformati al più presto. Mentre dunque perdono rilievo in Parlamento le questioni istituzionali, si affermano nuovi orientamenti economici e sta cambiando l'assetto politico. Il governo adotta una strategia per inserire il Piemonte nel gioco europeo con scambi commerciali e nuove alleanze. Infatti Cavour sviluppa la rete ferroviaria e il porto di Genova, ammoderna l'agricoltura e dà impulso all'industria tessile. Ma quegli impegni necessitano di molte risorse e quindi chiede prestiti alla Francia e all'Inghilterra. Persegue anche una politica finanziaria, istituendo la Banca Nazionale degli Stati Sardi, con la fusione degli istituti di credito di Torino e Genova, osteggiata dalla sinistra. Lorenzo Valerio è pessimista riguardo alla politica cavuriana, ritenuta troppo deferente verso la Francia e l'Inghilterra e non favorevole alle nazionalità oppresse dall'impero asburgico, mentre non produce miglioramenti delle condizioni dei ceti popolari e non limita le ingerenze ecclesiastiche negli affari di Stato. Le conseguenze delle riforme nei settori economici, rileva criticamente Brufferio, sono il prosciugamento delle casse dello Stato e l'aumento di diverse tassazioni, comprese quelle sui generi alimentari, a scapito delle classi più povere. Le critiche più aspre al governo le muove per il non rispetto dei diritti individuali sanciti dallo Statuto. Ad esempio, il 24 gennaio 1853 mette in stato di accusa al governo riguardo alla non concessione della libertà religiosa dei non cattolici, in particolare degli evangelici, non compresi nelle lettere patenti allegate allo Statuto Albertino. Quel documento infatti riguarda soltanto i valdesi e gli ebrei, non parla di libertà religiosa ma soltanto di tolleranza, riconoscendo loro i diritti civili e l'accesso alle professioni liberali, escludendo però la facoltà di fare proselitismo. Nel 1851 viene eretto il Tempio Valdese a Torino, nonostante le proteste di Don Giovanni Bosco, ma poco dopo si verificano molti casi di processi e di incarcerazione, come quelli dei fratelli Cereghino, del dottor Mazzinghi, di Carlo Borione, casi in cui le franchigie dello Statuto sono annullate da articoli del codice penale in aperta contraddizione con la libertà di opinione e di associazione. Per questo Brufferio si fa paladino della tolleranza di tutti i culti e della libertà di coscienza, chiedendo una netta distinzione tra Chiesa cattolica e Stato sardo, e propone una radicale riforma del codice penale nel rispetto delle libertà di tutti. Propone alla Camera un ordine del giorno, che è accettato, e il ministro di Grazia e Giustizia si impegna a fare una proposta di legge
per armonizzare il codice con lo statuto in tempi rapidi. Negli ultimi mesi del 1853 il ministro Rattazzi fa approvare pene per i ministri di culto che censurano provvedimenti dello Stato. Broferio si pone all'opposizione del nuovo governo senza ripensamenti e nel 1853 pubblica il pamphlet Fisionomie parlamentari, che riceve il sostegno economico per la stampa dal gruppo degli Amici Piemontesi. L'opuscolo riprende gli articoli usciti sul giornale La Voce della Libertà e tratteggia le tipologie dei suoi colleghi. C'è l'oratore parlamentare, cioè lo stesso Broferio, che conquista l'attenzione, suscita le emozioni di pietà e di sdegno, dà l'impressione di essere influenzato dall'assemblea, mentre è lui stesso che coinvolge con passione gli ascoltatori, sa assumere un atteggiamento critico e denunciare gli atti dei reazionari e dei clericali contro lo spirito della libertà e dell'indipendenza nazionale, ma nonostante l'assenso momentaneo ai suoi discorsi, non conta molto il Parlamento, che va verso il degrado, umiliando i migliori. Più fortuna ha il cacciatore di impieghi, che è il nuovo inquilino della maggioranza. In genere arriva dalla provincia, è un elemento mediocre, ma si mette al servizio del governo. Poi ci sono i burloni, gli sbadigliatori e coloro che non hanno alcun peso, ma rimpinguano il numero degli imbroglioni servitori del trono assoluto, sia nell'area liberale sia in quella conservatrice. Il governo tiene abitualmente posizioni ambigue, così che i deputati più influenti sono allo stesso tempo reazionari e liberali. L'allusione è all'ex amico Rattazzi, ora denominato sarcasticamente Ratas, che nel dialetto richiama, oltre che il cognome, i ratti. C'è anche il mercante di occhiali, versatile e incostante, pronto a cambiare idea come una banderuola. Riprendendo Voltaire, Broferio individua come l'uomo eccellente per tutte le assemblee politiche sia la testa di legno, sempre inchinato a tutte le forme di potere, e scrive: la sede del pensiero per alcuni è nell'osso occipitale, per la testa di legno è nell'osso sacro. Dato l'andazzo della politica negli ultimi tempi, c'è un'inflazione delle teste di legno, definite i ranocchi del presidente, perché sono anfibi, ambigui come Cavour. Quello stuolo di rane, paragonabili a quello che ha biblicamente invaso l'Egitto, impedisce alla Camera di prendere decisioni sagge. Il presidente è emanazione di quell'assemblea di animali, tutti conquistati dallo stipendio, e ha le virtù di palude, ossia è insofferente, sofista, paradossale, incredulo, capriccioso e parziale. Gli insulti a Cavour non finiscono qui. Il presidente è un accentratore e ha raccolto in sé tutte le folgori di Giove, tutti i venti di Eolo, tutte le ampolle di Mercurio e tutte le vipere di Medusa. Ha usato bene gli occhiali, ne ha addirittura 5 paia, ma è un uomo ridicolo che a tutti i costi ha voluto diventare ministro. Ha un'intelligenza mediocre ed è lento nell'apprendere e nel rispondere, non è un valente oratore, né scrittore elegante, né ardito pensatore, ma è un uomo pratico che discorre di cifre e sa sempre tutto prima degli altri. Per Broferio il senso pratico non è infatti un merito, ma semplicemente un segno di opportunismo, poiché il primo ministro sa valutare con sagacità i fatti e gli eventi e sa fornire ai deputati succubi, stipendi e appannaggi a seconda delle circostanze e delle cose da decidere. Ci sono quelli che si accontentano dei 30 denari di Giuda Iscariota, ma i più pericolosi sono coloro che hanno ingannato gli elettori con discorsi sulla libertà e sulla patria e, una volta eletti, si sono presentati in tutte le anticamere in abito da livrea in cambio di impieghi e carriere. Broferio distingue infine due tipi di uomini: i traditori e gli imbecilli, e conclude con un atto d'orgoglio personale: noi stiamo con gli imbecilli. Ormai è guerra aperta tra il deputato della sinistra e il presidente del consiglio, e senza esclusione di colpi fino a una causa in tribunale. Nell'autunno del 1853 Torino è oppressa da una carestia che esaspera la popolazione e Broferio fa scoppiare il caso di una speculazione sul grano operata da Cavour, il quale reagisce accusandolo di calunnia, facendo l'illazione che l'avversario voglia farsi pubblicità
perché il suo studio di avvocato è senza clienti. Broferio replica che non è mai stato abbandonato dai clienti e dai lettori, ribadisce che il Presidente del Consiglio sta facendo un'operazione disonesta e lamenta l'assenza di reazione di Rattazzi, il quale, vincolato al connubio, diventa responsabile quanto Cavour. Broferio denuncia su L'Imparziale che Cavour ha fatto incetta di grano, su cui grava ancora il dazio, nei mulini di Collegno, e invita il Presidente a distribuire alla popolazione il grano immoralmente acquisito. Il 18 ottobre si verificano manifestazioni spontanee del popolo che grida pane, pane sotto le finestre della casa del Conte. I manifestanti sono fermati dalle cariche della fanteria e della cavalleria con molti feriti e l'arresto di 30 persone. Broferio accusa il Presidente di aver compiuto un atto barbaro e criminoso facendo spargere sangue innocente di pacifici dimostranti. Ovviamente assume la loro difesa in tribunale, ottenendo per tutti la libertà per non luogo a procedere. Quella, commenta l'avvocato, è una prima lezione del tribunale a Cavour. Il capo del governo fa pressione sull'editore del giornale, accusandolo di provocare l'odio fra diverse condizioni sociali e di recare offesa al diritto di proprietà, in base all'articolo 24 della legge sulla stampa. Broferio sostiene direttamente la difesa nella causa che ne consegue e il 17 novembre ottiene l'assoluzione del gerente del giornale perché riesce a dimostrare che Cavour ha interessi personali nel mulino di Collegno. Il 18 novembre scrive infatti su La Voce della Libertà che il conte è un magazziniere di grano e farina contro il precetto della moralità e della legge e affama il popolo. Produce per la difesa il documento che il Presidente del Consiglio è proprietario di 90 azioni della Società dei Mulini di Collegno. Dal rendiconto reso pubblico nel ridotto del Teatro Nazionale risulta che la suddetta società possiede più di 15.000 sacchi di grano e altrettanti sono depositati nei mulini. L'avvocato Trombetta, che regge l'accusa contro il deputato giornalista, parla di attacco politico, ma Broferio rivendica che su tutto deve prevalere la causa della libertà e della patria. Nonostante il presidente del tribunale si comporti in maniera discutibile, 9 giurati votano contro Cavour e solo 3 a favore. Un secondo processo viene intentato contro La Voce della Libertà la settimana successiva. Vi sono scambi di lettere e interventi di Flandinet, gerente della Società dei Mulini, che afferma che tutto è regolare, mentre il primo ministro non rilascia alcuna spiegazione ufficiale. In udienza l'avvocato Broferio prova che la società ha grossi capitali e che l'azionista principale è il conte di Cavour, il quale ha ricoperto anche l'incarico di presidente della società per 3 anni e ottenuto speciali autorizzazioni dal governo. Inoltre Broferio denuncia che la società possiede 30.000 sacchi di grano e altrettanti di farina e stigmatizza che immagazzinare grano in tempi di carestia è immorale e colpevole. Flandinet non può che confermare i dati ufficiali, contrastando soltanto il numero dei sacchi, ma senza presentare conti precisi. La conclusione della controversia è che non c'è stata calunnia e che il traffico di grano è stato dimostrato. Broferio si accontenta di quel riconoscimento e non insiste per ottenere la condanna di Cavour. I sostenitori di Cavour escludono che il conte sia un accaparratore, semmai come privato imprenditore agricolo ha tratto un grande profitto dal rincaro dei cereali. Nell'esercizio 1853-1854 la società affittuaria di Leri ricava un utile record mai più raggiunto che supera 105.000 lire, mentre in quello precedente ha guadagnato 90.000 lire e in quello successivo soltanto 76.000 lire. Poco dopo Broferio riprende un intervento del deputato Sineo che si occupa di una possibile operazione speculativa relativa alla tassa sull'importazione di fosforo, essendo probabilmente Cavour socio di una fabbrica di ingredienti chimici e in particolare di fosforo. A quelle istanze Cavour non fornisce alcuna spiegazione. La polemica si fa sempre più accesa e accuse di calunnia piovono su Broferio sia alla Camera che sui giornali, in particolare sul filo governativo Il Parlamento, fondato da Luigi Carlo Farini all'inizio del 1853. Anche la destra muove critiche alla politica finanziaria e Cavour
decide di andare alle elezioni. L'opuscolo sui parlamentari e le cause per calunnia danneggiano pesantemente Brofferio durante la campagna elettorale e gli elettori di Caraglio gli preferiscono il generale Delfino. Le elezioni rafforzano Cavour, nella città di Torino per esempio sono eletti deputati a lui fedeli in 5 collegi su 7. Il presidente, sfruttando il momento sfortunato dell'antagonista, tenta di inglobarlo nella maggioranza e invita Brofferio a pranzo a casa sua. È in quei banchetti, non in Parlamento, che si decidono le sorti delle leggi e le alleanze politiche. Cavour è avaro, non sottoscrive mai elargizioni di beneficenza, ma ha un cuoco eccellente, di cui Brofferio scriverà l'epitafio nella canzone Al Cuisine dal Con Cavour. A tavola con i deputati Petitti, Castelli, Tosti e Mellana si disquisisce di cibo, mentre il padrone di casa rimane molto silenzioso, ma quando vengono serviti i vini francesi la conversazione si anima e scivola sulle arti e la letteratura, sulla situazione dell'Europa e sulla contrapposizione tra montagnardi e girondini. Brofferio è il solo a difendere i rivoluzionari francesi, dicendo che i moderati lavorano per i propri interessi mentre i repubblicani combattono per la patria. L'ottimo pranzo non ottiene il risultato voluto da Cavour. Brofferio non si lascia né compromettere né comprare e, rientrato poco dopo alla Camera, eletto nel secondo collegio di Genova, continua l'opposizione alla politica dei moderati e alle manovre diplomatiche del Presidente del Consiglio. Le grandi potenze europee perseguono una politica di espansione e Cavour stringe rapporti con Napoleone III, interessato alla questione italiana. È aperta la questione d'Oriente. L'Inghilterra è impegnata a limitare l'influenza russa sul Mar Nero e lo zar Nicola intende allargare i suoi confini nella penisola balcanica, giustificando la guerra contro l'impero ottomano con la volontà di proteggere i sudditi turchi ortodossi. Mentre si apre il conflitto internazionale tra Francia, Inghilterra, Turchia contro la Russia, il presidente piemontese coglie l'occasione per inserire il Piemonte nel gioco delle alleanze europee. La manovra però si profila rischiosa, perché l'Austria decide di non allearsi con la Russia e quindi potrebbe aggredire il Piemonte. Delle trattative con le potenze straniere a Torino non si sa molto. Brofferio il 2 dicembre 1854 sente il dovere di interrogare il governo sulla guerra in Oriente. Quale parte ha il Piemonte nella luttuosa tragedia della Crimea? Perché un reggimento di cavalleria della Francia, che è in guerra con la Russia, ha avuto il permesso di attraversare il territorio piemontese, compiendo un esplicito atto di ostilità indiretta contro uno Stato in guerra? Vuol dire che il Piemonte non è neutrale? Secondo il deputato, la guerra in Oriente non è, come dice Cavour, una guerra di principio, di civiltà, di progresso, perché tutti i paesi coinvolti combattono per cupidigia e per desiderio di potenza. Tra l'autocrazia di Pietroburgo e il dispotismo di Parigi, esclama Brofferio, io non metto differenza alcuna. Le guerre si devono fare soltanto per il principio di nazionalità e di giustizia, mentre quel conflitto internazionale è un atto di sopraffazione e di volontà di dominio. È un'usurpazione che calpesta il diritto dei popoli. Chi lotta per l'indipendenza italiana non può parteciparvi. Inoltre Francia e Inghilterra stanno lavorando per mantenere neutrale l'Austria e quindi il Piemonte corre il rischio di trovarsi alleato dell'Austria. Il discorso di Brofferio è apprezzato da molti deputati e da alcuni ministri perché denuncia con lucidità le problematiche della guerra e il ruolo dello Stato sabaudo e il Presidente del Consiglio è costretto ufficialmente a prendere tempo, ma segretamente continua le trattative, anche se il re si dimostra molto dubbioso. Per continuare su un altro piano la sua opposizione alla guerra e permettere alla berlina all'avversario, Angelo Brofferio riprende la penna del poeta drammatico e scrive Il tartufo politico. Il testo teatrale è chiaramente contro il governo e fa allusioni alle potenze estere, ma ottiene ugualmente l'autorizzazione dell'avvocato Giovanni Sabbatini, capo dell'ufficio di revisione delle opere teatrali. La trama è in un certo senso autobiografica.
Il protagonista, Giulio, è l'alter ego dello stesso Brofferio, calunniato, imprigionato e esule a Parigi. Innamorato sfortunato di Cecilia, Giulio soccombe alle macchinazioni del coprotagonista Manlio, trafficante e ansioso di potere, che raggiunge spregiudicatamente i suoi scopi. Nel personaggio riconoscibile in modo palese Cavour, altri personaggi incarnano esponenti tipici della società e della politica. Livia è una donna avida che sposa Manlio, Bernardo Cornuti, il cognome lo connota esplicitamente, rappresenta il popolo abbindolato dai potenti che non discerne gli amici dai nemici. Leandro è il cospiratore senza legami con il popolo. La tragedia si articola intorno a temi i cavalli di battaglia di Brofferio. Nel carnevale della politica si agitano gli ipocriti e i servi dei potenti e il popolo segue il vincitore di turno. La conclusione del dramma è amarissima. Giulio muore in scena, Manlio trionfa e il messaggio finale è: Tartufi, esultate, il secolo è vostro. L'attacco al Presidente del Consiglio è addirittura crudele e non sarà senza conseguenze per l'autore. In una situazione politica molto complessa e delicata, Cavour, che ha anche il problema di risanare il bilancio, deve mantenere l'alleanza con i democratici del centro-sinistro, facendo loro qualche concessione. Non ritiene opportuno riproporre la legge sul matrimonio civile, tanto osteggiata dalla Chiesa, ma autorizza il ministro Rattazzi a presentare il disegno di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e l'istituzione della cassa ecclesiastica, in cui convogliare le eredità dei conventi aboliti. Nel novembre 1854 si apre la discussione alla Camera. Brofferio è naturalmente d'accordo, perché fin dall'apertura del Parlamento nel 1848 ha chiesto di abolire i conventi per finanziare la guerra di indipendenza. Ricorda che allora Cavour si era dichiarato contrario e nulla è stato fatto, ma non vuole fare ora una stupida rappresaglia. Nel momento in cui molti deputati, in nome della Chiesa e della religione, si preparano a votare contro la proposta, il deputato anticlericale, suo antico e costante avversario, fornisce il suo supporto al Presidente del Consiglio, anche se la legge mantiene comunque una parte di proprietà agli ecclesiastici. Ribadisce che il clero deve sottostare al governo civile e alle sue disposizioni e polemicamente rimarca che l'educazione clericale è il veleno della società, perché instilla nei giovani le norme della curia romana, che sono contro il progresso e la libertà. Poiché la Chiesa è comunque contraria, Brofferio è convinto che non servano le mezze misure del governo, ma realisticamente dichiara che se dei 490 conventi che esistono nello Stato ne fosse abolito anche soltanto uno, darebbe comunque il suo assenso, motivandolo così: io voto adunque per questa legge, ma dichiaro di votarla aspettando migliori tempi, migliori uomini e migliori leggi. Dunque Brofferio è comunque soddisfatto del risultato e scrive con allegria e anche con sano sarcasmo una canzone in cui padre guardiano dà ai confratelli la triste notizia dell'azione del diavolo a danno dei conventi, rassicurandoli però che i frati potranno continuare a fare la loro opera e nulla cambierà davvero. Il Papa il 22 gennaio 1855 ha espresso una dura condanna della legge, causando contraccolpi all'interno del governo e forti preoccupazioni in Vittorio Emanuele II, sempre ossequiente nei confronti di Pio IX. La legge viene approvata alla Camera il 2 marzo con l'appoggio della sinistra, ma al Senato il senatore vescovo di Casale Luigi Nazzari di Calabiana propone di ritirarla. Cavour, rifiutando l'ingerenza della Chiesa su un potere dello Stato, presenta le dimissioni, che il re accetta con sollievo il 26 aprile, e dà incarico al generale Giacomo Durando di formare un nuovo gabinetto. Nel tentativo fallisce e Cavour ottiene la continuità del suo mandato e l'approvazione della legge, seppure con alcune modifiche, anche dalla maggioranza del Senato il 26 maggio. Il 26 luglio il Papa emana la scomunica contro i parlamentari che hanno votato la legge e anche contro il re. Nei 3 anni successivi, per contenziosi e ricorsi, si verificheranno ben 500 cause contro lo Stato, di cui 300 vinte, e nessun convento sarà abolito.
La legge troverà difficoltà di applicazione per la resistenza del clero alla secolarizzazione. E Broferio interverrà alla Camera per dire che la legge si è rivelata un guazzabuglio, oscura e contraddittoria, ed è rimasta inefficace. Nel frattempo, Cavour, attento a utilizzare la stampa, aveva aiutato l'uscita di un altro giornale filogovernativo, il Piemonte, per sostenere la laicità dello Stato e la guerra di Crimea. Sempre nel 1853 agevola l'istituzione dell'agenzia Stefani di diffusione delle notizie, diretta dall'avvocato Guglielmo Stefani, anche direttore della Gazzetta del Piemonte. Nella seconda metà del 1855 l'opposizione liberal-democratica piemontese si fa più pressante, organizza meeting di contribuenti in diverse città per richiedere la riforma del sistema finanziario e costituisce intorno al giornale Il Diritto una lega giornalistica di una decina di testate provinciali per divulgare le proprie proposte politiche. Il duello tra Brofferio e Cavour attraversa fasi veramente drammatiche, con una netta divaricazione di principi e di strategie politiche, e coinvolge anche gli affari personali che il conte amministra in modo disinvolto, avvalendosi del suo potere politico. Broferio rinfaccia all'aristocratico Cavour di svuotare lo statuto, sia con provvedimenti apparentemente liberali e moderni, sia con la repressione, gli arresti, l'esilio dei patrioti. Il conte, in sostanza, simula una rispettosa osservanza delle libertà, come se usasse il grasso per far scorrere più facilmente i chiavistelli arrugginiti. Broferio si scandalizza che circolino biografie dello statista in molte lingue. In francese, in inglese, in italiano e forse anche in arabo, tutte esageratamente elogiative, senza riportare episodi e aneddoti imbarazzanti. Viene rappresentato come un grand'uomo di Stato, ma è un cristiano qualsiasi e otterrà qualcosa politicamente soltanto se il popolo si risveglierà. Cavour ripaga Brofferio con un giudizio perfido. L'eloquenza è attraente, splendida, irresistibile, affascinante, ma in politica è semplicemente un visionario, un parolaio che ha in odio la logica ed è privo di senso politico. Lo scontro tra i due parlamentari si fa acceso sulla guerra in Oriente, che Brofferio si rifiuta di giustificare. Per lui vale la guerra di popolo e non l'alleanza internazionale. Il popolo non deve combattere per politiche di potenza, tantomeno al fianco di un imperatore nemico della Repubblica Romana. Le alleanze con gli stati stranieri non portano all'indipendenza e alla libertà italiana, ma semplicemente ad altre forme di oppressione. Cavour ha una prospettiva opposta. Persegue infatti l'affermazione del Piemonte nel quadro europeo, ma attraverso l'alleanza con la Francia e l'Inghilterra, in opposizione all'Austria, azzardando che un piccolo stato periferico possa diventare interlocutore delle grandi potenze sul piano internazionale. Riesce a stabilire rapporti personali di fiducia con gli ambasciatori, impone al re e al Parlamento la scelta rischiosa della spedizione in Crimea, pur sapendo di non avere riconoscimenti tangibili immediati. Cerca di ottenere dunque l'unificazione italiana con l'appoggio di stati stranieri che hanno interesse a contenere il potere asburgico, paventando anche il pericolo di insurrezioni di ispirazione repubblicana.